Buongiorno a tutti, un breve saluto da parte mia e complimentarmi per questa iniziativa lodevole da parte della Performance, dell'associazione qui a Roma con il suo presidente Le Forche Cavaliere, il presidente Castellotti, e quindi un'azione di promozione del nostro territorio, della nostra regione, delle nostre due province. Quindi, e poi avete qui oggi, insomma, tre rappresentanti che sono la storia, la cultura della nostra regione, dall'architetto Franco Valente, storico, uomo di cultura, dal giornalista D'Abbasso, l'antropologo Gioielli, che lo vedo. Oh, scusami, che non l'avevo visto, quindi state in buone mani per farvi conoscere la nostra regione, una piccola regione, ma che è ricca di storia, di cultura, di natura, di arte. Quindi voglio dire, complimenti per questa iniziativa di una regione che deve farsi conoscere, non riesce a decollare, ma ha tutti i presupposti per poter decollare ed essere meta di visitatori, perché c'è tanto, c'è ancora da vedere. La provincia è disponibile anche in un momento critico che vivono le province, è disponibile a qualsiasi iniziativa che va in questa direzione. Con l'architetto Franco Valente abbiamo avuto sempre modo di collaborare, magari più che con gli altri. Anche lui accennava alle croci stazionarie, lui è stato autore anche di una pubblicazione interessantissima sulle croci stazionarie, il significato, se non sbaglio, che coincideva anche con le vie francigene, vero? Anche questo, che insomma rappresentano la storia, quindi non mi dilungo, non mi complimento ancora, buona giornata e buona continuazione di questo importante e significativo convegno. Grazie, grazie. Io prima di venire qui avevo chiesto al professor Parisio di farmi sapere, ma chi c'è, chi sono i miei interlocutori, e lui mi ha mandato una mail che io tenterei di attenermi a quello che lui mi ha scritto, che vi leggo testualmente. Lui mi ha chiesto, credo anche a voi, di coinvolgere voi, giovani studenti, in una riscrittura del Molise e del suo marketing territoriale, con un approccio più profondo delle solite slides in PowerPoint, e di reinterpretare la regione in senso creativo, non con semplici restyling d'immagine, ma attraverso segni e patrimoni di civiltà. Questo mi pare è quello che mi ha scritto. Allora, a questi segni e patrimoni di civiltà, Mauro Gioielli e Franco Valente hanno dedicato e stanno dedicando una vita, quindi sono molto più titolati di me a parlarvene, mentre io, come vi ha spiegato Gian Piero, ho una formazione giornalistica. I giornalisti scattano delle fotografie della realtà, mentre gli storici dipingono dei panorami. Quindi io mi attengo a quella che è la mia professione, cercherò di darvi, di fotografarvi senza slides in PowerPoint, come mi raccomanda il professor Parisio, così di darmi innanzitutto un quadro della popolazione molisana. Voi sapete, si fa un censimento ogni 10 anni, il penultimo nel 2001, l'ultimo nel 2011. In questi ultimi 10 anni il Molise ha perso 22.000 abitanti, vale a dire 1.200 abitanti all'anno, il che per una regione così piccola è una tragedia. Tra l'altro se ne vanno i giovani, e quando se ne vanno i giovani se ne va un pezzo di futuro. Il Molise 10 anni fa aveva 335.000 abitanti, adesso ce n'ha 313.000, cioè esattamente la popolazione dell'Islanda, un quartiere di Roma, dell'Islanda, che fa esattamente 313.000 abitanti. Chi non c'è stato ci andasse, anche l'Islanda è un paese veramente favoloso, incredibile. Questa è la popolazione. A Campobasso vivono, che è il capoluogo più importante del Molise, fa 48.000 abitanti, mentre Termoli, che è l'altra città più popolata dopo Campobasso, è 33.000 abitanti, e Isernia, l'altra provincia, ne fa 22.000. E questi sono
sparsi in 136 comuni che coprono una superficie di 4.000, dunque voglio dire la cifra esatta, 4.460 chilometri quadrati, con una densità media di 70 abitanti per chilometro quadrato. Cioè, mentre la media nazionale è tripla, quasi 200, quindi è una densità bassa, il che già... Però il Molise tuttavia soffre di un fenomeno, che è quello, un fenomeno interno, cioè quello della centripetizzazione, cioè dalla fuga dai piccoli centri verso i grandi centri. Per cui c'è un dramma che io cerco di denunciare, ma mi pare che sia abbastanza, su questo c'è ancora piuttosto silenzio, di questo rischio dei piccoli comuni di una desertificazione, perché è chiaro, ci sono dei comuni del Molise dove si chiudono le scuole, si chiudono le botteghe, è un paese dove hanno chiuso perfino il bar, che è il punto così, no? Per cui questa scappano i giovani, quindi voi vedete che c'è una depauperizzazione del territorio, che comunque invece potrebbe essere una risorsa. Ora io insisto sul fattore della densità. Voglio dire, vi ricordo, c'è un paesino che si chiama Molise, che ha lo stesso nome della regione, dove sono rimasti 177 abitanti. Lì la densità è di 5 per chilometro quadrato. Quindi come vedete, comincia a diventare un problema veramente molto serio, perché questo tra l'altro è un problema molto, molto tipico del Molise, che è più depauperizzato di altre regioni. Ora, io insisto molto su questo fattore densità perché nelle società moderne che sono sovrappopolate, questo appunto diventa un valore. Io ho scritto 20 anni fa un libro che purtroppo credo sia ancora attuale, intitolato Il Molise, che farne col punto interrogativo. E in questo, lo dico anche per dare adesso un'idea così. Io prefiguravo abbracciavo un progetto territoriale che adesso ve lo leggo, perché se no mi dilungo troppo a parlare, se me lo leggo vi sarò più sintetico. Io lanciavo l'idea di una regione non concepita sui poli di sviluppo, ma su un progetto reticolare dove ogni paese è il quartiere di una città-regione, e cioè un Molise visto come un'unica città modernissima proprio perché antica, vivibile perché non urbana e felice perché post-industriale. Scusate, vado avanti, altrimenti perdo il filo. Allora, questa utopia è chiaramente un'utopia, ma credo anche realizzabile, si ispirava a un progetto di un urbanista inglese che si chiamava Howard, le cosiddette Garden Cities, era praticamente una strategia di connubio tra le due calamite, la città e la campagna. Lui aveva visto una terza calamita, appunto di ricostituzione in questa chiave di città-regione. Questo urbanista dava una risposta a un paradosso urbanistico che fu lanciato da un altro urbanista francese che si chiama Le Monnier, il quale diceva che le città dovrebbero essere costruite in campagna dove l'aria è più salubre.
E infatti devo dire che ho letto qualche giorno fa che in Svezia, una piccola cittadina della Svezia che si chiama Linköping, stanno costruendo la più grande serra metropolitana del mondo, dove all'interno di questa serra, che in un grattacielo, costruiscono verdure e ostaggi, il che significa che il paradosso di Molière è rovesciato, perché si producono in città, cioè la campagna si muove verso la città per renderla meno insalubre. Però adesso io con voi vorrei venire a forse una cosa che a voi più interessa, cioè il Molise ha un deficit d'immagine. Io in questo ho una teoria, non so se i colleghi sono abbastanza d'accordo, cioè che il Molise esattamente 50 anni fa si divise dall'Abruzzo, e l'Abruzzo aveva un'immagine accreditata, insomma, del paese, la si chiamava l'Abruzzo forte e gentile, quindi aveva un'immagine di regione verde, agreste, rurale, mare, montagna. Col divorzio l'Abruzzo ha conservato questa immagine abbastanza forte, mentre il Molise è precipitato in un cono d'ombra. E per uscire da questo cono d'ombra, le Camere di Commercio molisane, una ventina di anni fa, si sono rivolte al talento di un grande grafico che voi dovreste conoscere, credo, spero, di nome, che si chiama Ro Mercenaro, il quale ha disegnato il Molise come, ritagliando sul profilo territoriale della regione, ha disegnato una farfalla. Una farfalla con molti colori, come un grande arcobaleno. Questo a me è piaciuto molto, perché io in questo libro che ho scritto mi sono inventato un termine che ha avuto un certo successo, il termine morisolamento, e l'ho fatto anche in senso un po' polemico, per dire che, nel senso che di contrapporre l'isolamento alla insularità. L'isolamento è il chiudersi al mondo, non avere più contatti. L'insularità invece è un valore, in quanto l'orgoglio delle proprie radici. Ora, ci sono, questo non lo dico io, posso citare uno dei più grandi sociologi italiani, Giuseppe De Vita, il quale, tra parentesi, mi pare anche un po' parente di Giampiero Castellotti, il quale crede molto in questo valore della insularità. E vorrei citare anche Renzo Piano, il quale, come sapete, è uno dei più grandi architetti del mondo, il New York Times lo ha definito il Brunelleschi del XX secolo. Lui una volta propose di tagliare il ponte che unisce Venezia alla terraferma per restituire a Venezia la sua insularità. A me infatti è piaciuta questa farfalla di Mercenaro, perché la farfalla a me, io la immaginavo come che fa un volo al di fuori del Molise, però il volo è abbastanza limitato da non svalutarne l'insularità, anzi rivalutando l'insularità. Poi parlo di folklore, è questo che vi parlerò, del folklore molisano. Folklore molisano che ha delle peculiarità molto importanti e interessanti, alcune delle quali sicuramente di rilievo internazionale, mondiale direi, pensiamo alle zampogne ma anche a tant'altro. Siccome di cose interessanti nel Molise rispetto al folklore ce ne sono davvero numerose, io ho scelto solo alcuni aspetti, in particolare vi parlerò di alcune feste molisane e di alcuni giochi, un paio di giochi popolari. Allora, iniziamo da alcune feste. Qui siamo a Vasto Girardi. Vasto Girardi è un paese dell'Alto Molise, siamo una zona settentrione occidentale del luogo. Una festa dedicata alla Madonna delle Grazie,
il patrono del paese, come vedete qui, è San Nicola, però la festa, diciamo, più importante è quella dedicata alla Madonna delle Grazie. C'è una chiesa intitolata a questa Vergine, e il primo e il 2 luglio si fa una festa in onore della Vergine delle Grazie. Questa festa è caratterizzata da un aspetto spettacolare, protagonista una bambina che si chiama Volo dell'Angelo. Se andiamo avanti, ti facciamo fare di tutto oggi. Questa è la statua che si conserva a Vasto Girardi della Vergine delle Grazie. Qui siamo proprio appena prima della processione, la statua viene coperta con degli ex voto che sono soprattutto monili in oro, donna della fedele. Andiamo avanti. Questa è una targa litica con un'iscrizione in metallo che ricorda l'origine di questo rito spettacolare. L'origine della festa e del rito del Volo dell'Angelo si fa risalire al 1911, sembrerebbe proprio questa la data di inizio di questa pratica religiosa e festiva. E questa è una targa del 90° anniversario del Volo dell'Angelo di Vasto Girardi. Questo è Vincenzo l'imperatore, colui che avrebbe iniziato questa tradizione. Era tornato dall'estero, era stato nelle Americhe, aveva messo da parte un po' di denaro e decise di far ristrutturare la chiesa della Vergine delle Grazie, che all'epoca era quasi di ruta, insomma, presentava danni di tutte le sorti. E dopo questa ristrutturazione lui volle festeggiare, celebrare questa ristrutturazione con una festa in onore di questa Vergine, e ideò il Volo dell'Angelo. Il Volo dell'Angelo è nient'altro che una fanciulla che viene fatta trasportare su un filo metallico attraverso una carrucola da una casa di fronte alla chiesa fino alla facciata della chiesa stessa. Siccome non trovava in paese chi si prestasse a far da fanciulla, la fanciulla alata, perché tutti i genitori avevano paura di questo trasferimento su questa carrucola. All'epoca la fune era una vera e propria fune, era di metallo come oggi. Alla fine decise di far interpretare l'angelo a una sua figlia. Se andiamo avanti, che è questa fanciulla qui, Maria Liberatore, è stata la prima a Vasto Girardi a interpretare il ruolo dell'angelo. Andiamo avanti. Ecco, questa è la casa di fronte alla chiesa da dove tutti gli anni, il primo e il 2 luglio, si effettua il Volo dell'Angelo. Il Volo dell'Angelo si fa il primo giorno di sera, qui vedete che è praticamente notte, e i voli che la fanciulla fa sono tre. Il primo volo la fanciulla recita una preghiera, il secondo volo porta dell'incenso verso la Madonna e sui fedeli che sono sotto al tragitto del volo stesso, e il terzo volo butta dei petali sia in onore della Vergine che addosso, diciamo, agli spettatori. Prima abbiamo visto infatti la fanciulla con l'incenso, qui vediamo che getta i petali in basso. Nel volo del primo luglio, se vai un po' indietro, vanno avanti da solo questi. Allora, qui è l'uscita della fanciulla, qui è con l'incenso, e qui con i petali, veste ali posticce, è un vestito bianco. La bambina, che di solito ha 5, 6, 7 anni, viene istruita nei giorni precedenti la festa a fare questo rito. Qui siamo il 2, la mattina del 2 si ripete un po' tutto il ciclo festivo, questo rituale del volo, e vedete che indossa un vestito celeste, è sempre stato così. Questa è sempre la sera precedente, vedete quanta gente assiste a questo rito spettacolare. Questa credo che sia una delle ultime edizioni del 2009-2010 più o meno. Qui vedete che c'ha in mano un fiocco, qui c'è appeso un monito, perché il secondo giorno aggiunge un quarto volo durante il quale giunge davanti alla Madonna e offre un monito, di solito è un crocifisso oppure un rosario, qualcosa del genere. Questa è un'altra scena di questa festa, vai avanti. Un'altra immagine, è bella perché ci sono delle nuvole, nonostante fosse luglio, siamo in una zona circa 1000 metri. Un attimo qui, perché qui vi faccio da tutto vedere la cartina del Molise, ne stiamo parlando di questa regione piccola ma interessante, almeno per quel che riguarda sicuramente i miei studi. Questo è Vasto Girardi, vedete dove si trova il paese.
E a testimonianza di come questo rito fosse diffusissimo nel Molise, innanzitutto c'è una testimonianza di fine Ottocento, una rivista che si chiamava Rivista delle Tradizioni Popolari Italiane, che era la più importante rivista di folklore dell'epoca, dove sia il direttore che un collaboratore della rivista dicono che il volo dell'angelo era un rito diffuso in tutto il meridione d'Italia, specialmente in Molise. Questo avvenimento ci fa capire come fosse diffusissimo nel Molise, quindi stiamo parlando in epoca precedente al volo dell'angelo iniziato dal Liberatore, che è un volo dell'angelo novecentesco, 1911. Io 4 anni fa ho fatto una ricognizione in 32 comuni molisani per verificare l'esistenza di questo rito, non più adesso ma in epoche passate. Su 32 comuni ne ho trovato 14, quindi quasi la metà dei comuni dove ho fatto l'indagine mi hanno testimoniato, anche da azioni fotografiche, cartoline d'epoca, l'esistenza di questo volo dell'angelo, proprio a testimoniare come fosse diffuso da noi, che sono i comuni che vedete qui in viola, azzurrino. L'unico però comune dove persiste questa tradizione è la Sugiana. Ok, passiamo ad un altro piccolissimo comune che si chiama Pesche. Pesche confina con Isernia. Qui parliamo di un gioco popolare che si fa tutti gli anni a Pesche il giorno di Pasquetta, lunedì dell'angelo, giorno dopo Pasqua, per capirci. Ripeto, siamo in un'epoca in cui ci sono i videogiochi, tutto è elettronico, lì continua questa tradizione, praticamente in tutto il paese. Un tempo erano escluse da questo gioco le donne e i bambini, nell'ultimo decennio anche le donne e i bambini hanno accesso a questo gioco, che si chiama, il gioco si chiama la Ioca. La Ioca, nell'accezione dialettale, da Iocus latino, testimonia il gioco, però non è un gioco, è proprio il gioco per eccellenza. Lo effettuano solo quel giorno ed in pratica che cos'è? Non è tanto che il gioco delle bocce fatte con le pietre, cioè siamo in un'epoca diciamo proprio primordiale, dice no, e fanno tutto un percorso che va da sotto al paese, Santa Maria del Bagno, per intenderci chi conosce un perucco, fino al paese, tutto un percorso in salita di 3 km credo più o meno. I giocatori si riuniscono e hanno delle piastrelle, usano come bocce, un vero e proprio pallino che viene gettato e si fa come gioco delle bocce, con le medesime regole, si giocano la bevuta, nient'altro, poi durante il tragitto mangiano qualcosa, i dolci pasquali, eccetera, eccetera. È un momento per stare insieme molto importante. Io ho partecipato un paio d'anni, ho fatto un po' tutto il tragitto con loro. Durante il tragitto riescono a fare 7-8 partite e si fa di più a presentare questa pantomima. C'è un carnevale antichissimo che io mi vanto di aver salvato, perché così è, nel senso che la prima volta che l'ho studiato, stiamo parlando della fine degli anni 80, i cittadini, gli abitanti di Castelnuovo Volturno, che è una frazione di Ronchetta Volturno, dove si effettua, dove si svolge questo carnevale, non lo potevano rappresentare più. Perché non avevano la sapevano di lo facciamo perché si è sempre fatto, ma non avevano coscienza di cosa fosse questo rito antichissimo e importantissimo. Una cosa, che il manifesto della nostra iniziativa ha proprio una foto. Sì, infatti l'ho visto. È uno dei carnevali più interessanti d'Europa, questo del carnevale del Cervo, ha riscontri, parallelismi, soprattutto in Sardegna, anche in altre aree. Però nel Molise è un po' dappertutto, è una peculiarità, perché diciamo fra i tanti carnevali zoomorfi, cioè dove un uomo si veste, si traveste da animale, è l'unico dove un uomo si traveste, si maschera da cervo, ha scelto questo animale, perché il cervo, questo è nella zona del Parco Nazionale di Abruzzo, Molise e Lazio, il cervo è un animale che si trova in quei boschi e la caratteristica del mascheramento in questo carnevale sono le corna di cervo. Trovandosi abbastanza facilmente corna di cervo, a qualcuno sarà venuto in mente di mascherarsi da cervo. E questa è una foto di uno dei tanti che hanno interpretato il cervo in questo carnevale. Il cervo ha un suo riscontro femminile che è la cerva notoriamente non ha le corna, sono facilmente distinguibili. Secondo la tradizione locale il cervo doveva indossare pelli nere e la cerva pelli bianche. Le pelli che indossa sono pelli di capra, che vengono cucite addosso proprio il giorno del rito,
che un tempo si svolgeva la mattina della domenica di Carnevale, ora per esigenze diciamo in parte turistiche l'hanno spostato alla sera verso le 6, sempre dello stesso giorno. Tra i personaggi c'è il Martino, personaggio fra i personaggi importanti di questo Carnevale. Il Martino non è tanto che un Punginella, noi pensiamo che Punginella sia una maschera napoletana, non è così. Punginella sono diffusi in tutta Italia con denominazioni diverse ma caratteristiche comuni che lo rapportano a questa famiglia, la famiglia del Punginella. E poi il Punginella partenopeo, campano o acerrano di Acerra abbia avuto più fortuna, più notorietà, questo è un dato di fatto, ma i Punginelli esistono tantissimi anche nel Molise. L'altro personaggio è il cacciatore dà la caccia al cervo e alla cerva, che rappresentano il male, tutte le negatività che sono in paese, ogni giorno che devono essere sconfitte, uccise, cacciate. Una sorta di espiazione del male, quindi interviene il cacciatore a un certo punto della pantomima della festa che spara, chiaramente spara a sangue perché è ovvio, e i cervi, la cerva e il cervo muoiono, vengono ammazzati proprio da sconfiggere la negatività. Protagonisti di questo carnevale sono anche gli zampognari, che se no in paesi di 250 abitanti almeno una ottantina suonano la zampogna e la per farvi capire a che livello di tradizione zampognara siamo in quest'area, che è vicino a Scapoli. Scapoli è il paese dove si costruiscono le zampogne. Qui ci sono però quelli che sono considerati i più bravi suonatori. Tutta la pantomima è accompagnata dal suono degli zampognari. Andiamo avanti. Qui ancora c'è il Martino che vestito di bianco perché rappresenta il bene che deve sconfiggere il male, quindi interviene per catturare i cervi. Qui c'è la lotta fra Martino e i cervi, fra il bene e il male, ancora la lotta. Qui intervengono anche i paesani, c'è una signora qui, se il dottore un attimo indietro, che ha una scodella, mi sembra, con della polenta che getterà addosso ai cervi, quindi c'è una partecipazione, teatro popolare, scritto, continuo. Qui il cacciatore che alla fine uccide i cervi, però la mandoliva non finisce qua. Sembrerebbe concludersi, c'è un atto finale che è qualcosa di mistico, di misterioso, quasi di prodigioso. Il cacciatore che fa? Se torniamo indietro, soffia nelle orecchie del cervo e della cerva e i due animali tornano in vita, risorgono però purificati da ogni aspetto malefico. Qui c'è anche un rito di passaggio stagionale, sapete il carnevale dall'inverno alla primavera. Quindi si simboleggia la risurrezione, la nuova nascita della natura con la primavera. Altri rapporti fra questo carnevale ci sono in Molise, Tufana, dove c'è il diavolo anch'esso è mascherato, coperto di pelle di capra, altra maschera zoomorfa. Questo è il primo piano del diavolo di Tufana. Qui ce ne sono tre, il diavolo di Tufana, il cervo di Castelnuovo e questa maschera che sarebbe l'orso di Irsi, una maschera che si sono inventati. Purtroppo in Molise ogni tanto arriva qualcuno che fa dei macelli, combina delle cose allucinanti. Questa è una maschera che non è mai esistita, la spacciano per tradizionale che antica, non c'è mai stata una maschera di Irsi, a Irsi spesso non c'è mai stata. L'unica giustificazione che si può dare è che in epoca passata, fra gli anni 20 e 30, girava per i comuni campobassani un orsaro, cioè un uomo che portava un orso e lo faceva ballare, che è questo qui. Allora questo potrebbe aver dato adito a qualche confusione, però una volta chiarita la cosa, spiegatemi perché glielo ho spiegato mille volte, continua imperterriti a spacciare questa cosa che è una matacca, l'orso di Irsi, una cosa allucinante, un falso che andrebbe cancellato, obliterato totalmente. Qui siamo a Chiaoci, nel sindaco di Chiaoci. A Chiaoci c'è una festa anche qui abbastanza particolare. Conoscete Halloween sicuramente. Halloween si intende, viene intesa come una festa americana, comunque di origine celtica. Vi assicuro che non è così. In tutta Europa, in epoche antiche, si facevano feste con le zucche antropomorfe, che sono queste qua, anche in Italia e anche in Molise. Le mie indagini io le ho fermate perché non ce la facevo più a studiare, mi sono fermato a metà 800 per il Molise, ho trovato documentazioni, ma se fosse andato indietro nel tempo, nel 700, forse anche nei secoli precedenti, avrei trovato altre testimonianze dell'uso delle zucche antropomorfe nel Molise in epoca antichissima. Qui siamo a Chiaoci, dove per la festa di San Martino
Sapete che Halloween fa riferimento alla festa dei santi e dei morti, soprattutto, quindi diciamo fine ottobre, inizio novembre. Nel Molise feste analoghe si sono dilungate per un periodo più lungo, arrivano fino alla metà di novembre, soprattutto con la festività di San Martino, che sapete che è l'11 novembre. In molti paesi si festeggia la vigilia, il 10 o l'11, o attualmente anche la domenica più vicina alla festa, perché essendo un giorno di festa, una domenica, però è più facile organizzare il rito. A Chiaoci la sera si fa un fantoccio, questi qua ce ne sono due. Questo fantoccio, che viene chiamato Martino in ricordo del santo, ha come testa una zucca intagliata a forma di testa. All'interno di questa zucca viene inserita una candela, così come si fa nell'Halloween statunitense americano. Io ho trovato testimonianze, come vi dicevo, la prima che ho trovato, la più antica, però mi sono fermata a metà 800, io andavo indietro, del 1855, Domenico Piombo, qua parla di Morcone. Morcone all'epoca era comune molisano, poi è stato aggregato alla provincia di Benevento e Campania, però a quell'epoca era un comune molisano. Nel giorno di tutti i santi si dispensano ai poveri legumi, granone cotto, pere e fichi secchi, noci, castagne, eccetera. Truppe di questi uomini si presentano alle porte delle abitazioni gridando "Cicciotti per l'anima dei morti". Più spesso dicevano "Cicciotti, Cicciotti per l'anima dei morti", che sarebbe come dolcetto scherzetto. Quindi vedete che questa tradizione da noi era già presente, e si chiedevano dei piccoli regalini, dei dolci, in questo caso delle frutta secca, eccetera, eccetera. E questo si faceva in tantissimi comuni. Se andiamo avanti, qua siamo nel 1911, delle comunità croate del Molise. I comuni croati del Molise sono tre: Montemitro, aiutami che mi sfugge, San Felice del Molise e Acquavina Croce. Esattamente, uno studioso austriaco fece un'indagine sulla cultura delle comunità croate e molisane, e trovò che per il 2 novembre si girava, si faceva una questa, e i bambini chiedevano doni, e dicendo "Bumblice, Bumblice". Bumblice sono dei piccoli dolci, taralli dolci, quindi sarebbe come dolcetti dolcetti. Vedete come questa cosa si ritrovava da noi e che ritroviamo nella cultura americana moderna. Questo è un primo piano di un San Martino, sempre a Chiaoci. Qua siamo ancora a Chiaoci, si fa una sorta di processione per il paese. Questo fantoccio viene portato dappertutto e poi viene asso, anche qui c'è il sacrificio. Si usano pure strumenti per fare un po' di baccano, qui sono delle campane di marimento, una ce n'è qui a fianco, campane e campanelli, si fa un rito anche sonoro, assordante, viene portato un po' in giro anche dai bambini, e alla fine viene asso in questo favo. Possiamo solo dire ai ragazzi, le campane che stanno qui, e non so se le citeremo, Marinelli è la più antica azienda del mondo, con proprietari della stessa famiglia nel mondo, cioè ce n'era un'altra giapponese. Sono più di 1000 anni questa azienda che fa campane, quindi le campane di Cariente che stanno quasi tutto il mondo vengono fatte in Alto Molise, Tagnone, e qui ci sono le campane Marinelli, che hanno mandato due campane rappresentative, giustamente piccole, ma in realtà le campane sono molto più grandi. Diamo veloce, perché voglio togliere più tempo a Franco e ci farà godere della sua performance. Godere in senso intellettuale. Allora, parliamo un po' delle feste del grano. Nel Molise ci sono tantissimi riti frumentali antichissimi, che anche qui c'è un falso storico. Si fanno risalire al terremoto di Sant'Anna, terremoto del 1805, il 26 di luglio, giorno dedicato alla festa. C'è stato nel periodo d'Italia un terremoto drammatico, migliaia di morti, molte vittime anche in Molise. Da quel giorno sembrerebbe che in alcune località sia nato il culto per Sant'Anna. Siccome siamo in periodo estivo, a luglio, per il periodo di raccolta del grano, in onore di questa santa si fanno veri e propri trionfi con le messi, si portano in processione comuni di grano, si gira con le travie sono dei carri senza ruote, ma con delle, si chiamano soglie, in effetti sono delle slitte che vengono adornate con spighe di grano e vengono portate in processione insieme alla santa. Ecco, questa è una traglia di Iersi. Iersi è uno dei comuni che conserva questa tradizione. Vai un po' indietro, ecco, vedete che non ha le ruote la traglia, ah,
si chiamano soli, sono delle vere e proprie ditte. Frustration. Vai avanti. Questa è la statua della Santa che viene portata in processione, che passa su un carro, vedete qua si vede molto, molto grano, vedete un inno al racconto. Questa è una foto degli anni 20, vedete com'era lunga la processione, quante traghe sfilavano. Tuttora è così, a Ilse, dove la festa si fa il 26 di luglio, proprio il giorno della Santa. Questa è un'altra traghe, il trasporto avviene spesso con animali, o da somma, ma più spesso ancora con buoi e vacche, diciamo. Fermate un attimo, di qua invece siamo a Pesconociano. Pesconociano è un altro paese dove il 26 luglio c'è la festa di Sant'Anna, e la sera prima, il 25, si fa la sfilata dei manocchi. Manocchi sta nel nostro dialetto romano, che sono i coponi di grano, viene dal latino manicus, manicus, il grano. Soprattutto le donne sono devote a questa santa, che sapete anche la santa che protegge le donne partorienti. Sant'Anna è la nonna di Gesù Bambino, la madre della Madonna, quindi ha un'importanza notevole, la madre della madre, quella che noi diremo la grande madre, e che gli antichi romani vedevano in Cesare, che non a caso era la dea delle messi, quindi vedete che ritorna. Anche uomini che si vestono da mietitore, vedete qui hanno la falce, regamieri, i cannelli sono delle canne che venivano messe sulle dita a protezione del taglio, perché spesso si usava la faccia, si rischiava di tagliarsi le dita. Vedete anche qui ce ne sono parecchi, soprattutto il covone, cioè la devozione più che alla santa a Pesconociano. Io posso dire, perché mia moglie di Pesconociano assiste a questa festa tutti gli anni. Il vero oggetto, se vuoi, del culto, o soggetto del culto, non è la santa, che oltretutto in processione viene messa in ultima posizione, ma sono i covoni, il grano che viene in qualche modo adorato. Il grano che era fondamentale per il sostentamento delle comunità, una volta senza grano non c'era farina, non c'era pane, non c'era pasta, quindi significava star male, ecco. E questa è un'altra foto di Pesconociano. Hanno questo modo di portare il covone sulla testa, le donne. Si usava il cercine, una spara di volta. Oh, passiamo a tutt'altro. Qua vi ho portato dove siamo, a Roma. Conoscete sicuramente l'Annunciata, questa festa del fuoco che è stata a Roma, qui è data l'8 dicembre, vai un attimo indietro, Fra. 96, quindi già parecchi anni fa. Vedete, queste sono tutte docce molisane di Agnone portate in Vaticano, che siamo in piazza San Pietro. Vedete quante sono? Questo fiume di fuoco. Le docce sono nient'altro che delle torce multiple, messe così a raggiera o a pentaglio, diciamo fino a 20 docce. Una doccia può avere anche 20 fuochi, quindi sono anche molto grandi. Si parte da una o due docce fino a, vedete qua, vedete, molto ampio, addirittura poi ci vogliono due portatori. La parola doccia deriva dall'italiano doccia, da cui doccia, cui docciare, che è la festa. È un rito che si svolge la notte di Natale, la sera tardi a Agnone, il 24 di dicembre. È un rito che tutti gli antropologi rapportano a quelli che erano gli antichi culti mitraici, culti del fuoco. Mitra, che era dio sole, figlio del sole, sole egli stesso, un culto molto diffuso a Roma. E molto importante anche da noi, c'è un amico, Fernando Cifaroli, che sta conducendo proprio uno studio sul culto di Mitra a Isernia, la città da dove vengo io. Anche altre località hanno la medesima tradizione. Qui siamo a Civitanova del Sannio, Sant'Angelo del Pesco, esempio, Bagnoli, anche delle comunità croate. Qui siamo a Qualità con le Croce, la Sberca, però, aspetta un po', torna indietro, non è a forma di rettangolo, è a forma di calice. Fanno questo specie di braciere, questo fuoco particolare, lo mettono davanti alle case. Anticamente anche i fidanzati mettevano una andoccia davanti alla casa dell'innamorata. Particolare è il fuoco di Natale che si fa oratino si fa la faglia è nient'altro che un enorme cielo, una candela enorme fatta con canna affastellata, con le ganci arboree, questi che vedete qua, che viene trasportata da prima per il paese, vai avanti,
poi viene issata davanti alla torre della chiesa madre del paese Oradino, vicino a Campobasso. Qua ce n'è più di una, vedete, la maggiore è questa qui, la faglia, e viene fatta ardere. Questa arde da tutta la notte fino all'alba, insomma, si consuma quasi del tutto. Qui si vede perfettamente una tradizione. A testimonianza di come sia antica questa tradizione, qui vedete un'incisione seicentesca che raffigura il Dies Natalis Sovensivi. Quindi sapete che il giorno di Natale, intanto questa tradizione pagana del Sovenditto, perché la festa in onore di Mitra cadevano in prossimità del solstizio invernale e appena dopo, cioè nel momento in cui il sole risorgeva. Vedete che anche in antichità ci sono delle torce che vengono indirizzate verso il suolo da una stella madre, diciamo, proprio per illuminare la notte di Natale, il Dies Natalis, il giorno del Natale. Che sia un rito di origine mitraica lo giustificherebbe anche questo documento di archeologia, detto proprio romano. Dio solo in dicto Mitre. Vedete che per Mitra, per accompagnare Mitra, cioè la divinità, occorrevano i datofori, cioè i portatori di fiaccole, in modo identico come avviene a Agnone ora. Durante la processione di Natale sfilano i datofori, cioè portatori di fiacche, sono fiacche mitre, nel punto. Qui siamo sempre a Roma, qui c'è un collegamento con la musicalità di questi riti. Quali sono gli strumenti musicali che si usano a Natale, di tradizione antica e popolare? Le zambugne. Allora, nel Molise c'è una grande tradizione di zambugne, di zambugnani e anche di suonatori di ciaramella. La ciaramella è il biffero che fa la parte solista. Vedete che nei culti mitraici, il tavolo buono, c'era che era sacrificato un toro, adesso non mi addentro, se no divaghiamo troppo. C'erano solo, dai un po' indietro. Qui c'è un suonatore di ciaramella, questo strumento che vedete qua, che nell'antica Roma, epoca latina, si chiamava calamaula, la calamaula dei latini, che era la ciaramella dei nostri giorni. Vedete i denti, vai indietro, vedete, questo è un oboe popolare che viene suonato in questa cerimonia religiosa mitraica con l'uccisione del topo. Vai avanti, questa è una calamaula di una stella del primo secolo dopo Cristo. La calamaula di Eutichiano era il suonatore di questo strumento, vedete, è praticamente identica alla ciaramella molisana che si costruiscono oggi, con l'accia doppia, e sono passati 2000 anni, ma il tempo si è fermato. Vai avanti, questa è una ciaramella che viene costruita ai giorni nostri, questo è l'ino Miniscalco, il Miniscalco è considerato il più grande ciaramellista d'Italia, che significa del mondo, suonatore di ciaramella, e chiaramente di dove? Non può essere che Molisano, lui è di Castelnuovo Volturno, è il paese del Cervo. Qui sta con tutti, ha avuto esperienze anche a livello altissimo, è riuscito a portare questi strumenti di origine popolare fino alla Scala di Milano, quindi in ambiti colti, ultracolti, sotto la direzione di Muti, ma poi anche altre esperienze a Napoli. Questa è una coppia di zampognari molisani, visto che siamo a Natale, sto per finire il mio intervento. Questi sono zampognari di San Polo, anche l'area matesina, diciamo, ha una tradizione di suonatori di zampogna, credo che ci sia l'ultima immagine. Questa è una bottega artigiana di Scapoli. Scapoli è un paese molisano dove si costruiscono ancora zampogne. C'erano 5-6 artigiani fino a poco tempo fa, purtroppo alcuni ormai anziani non ci sono più, fra cui Ettore Di Fiore, che era uno dei più rappresentativi nostri artigiani. Abbiamo finito, penso di sì. Sì, ok, grazie per l'attenzione. Parlando prima di Molise nel mondo, nel Molise si racconta che quando Cristoforo Colombo è arrivato in America ha trovato un capracottese. E mi fa piacere che qui ci sia una significativa rappresentanza dell'associazione Amici di Capracotta, che da tempo cerca non solo di sollecitare l'interesse dei capracottesi in confronto del proprio territorio, ma soprattutto dei capracottesi che sono fuori a continuare ad amare il proprio territorio. Certamente, se non vi fosse alla base del rapporto con la propria regione anche una sostanziale considerazione amorosa, probabilmente non si riuscirebbe a fare nulla. E l'amore a volte, o più che spesso, porta a fare delle considerazioni che vanno al di là dei significati reali che le immagini possono avere. Io farò una carrellata di
immagini che sono assolutamente significative per dare un po' il senso della storia del nostro territorio. Parto proprio da una miniatura normanna che però riferisce un fatto accaduto qualche anno prima, la miniatura è del 1140-1150 circa, ma si riferisce alla fondazione dell'abbazia di San Vincenzo a Volturno. Faccio vedere questa immagine perché è rarissima il contenuto che vi è all'interno e che fa un poco ragionare sul significato che hanno alcuni oggetti. Qui vedete tre monaci, erano principi longobardi fuggiti da Benevento, perlomeno emigrati a Benevento, tentano di arrivare in Francia, però si fermano per la strada, ritornano indietro, si fanno monaci, diventano i titolari della fondazione dell'abbazia di San Vincenzo a Volturno, che in epoca carolingia diventerà una delle più importanti, se non la più importante abbazia d'Europa. Ecco, vedete, in questa immagine significativa noi dobbiamo apprezzare i codici medievali perché sono estremamente sintetici nelle rappresentazioni e nelle descrizioni. Se voi volete sapere che cosa accade all'interno di una famiglia, non dovete chiamare un sociologo che vi scriverà un trattato quasi illeggibile, ma basta chiedere a un bambino di far scrivere su un foglio di carta che cosa succede in famiglia e con poche frasi vi farà capire tutto. Così accade pure con le miniature. In pochissimi tratti è possibile scoprire tutto un mondo che invece poi noi storici cerchiamo di spiegare con quintali di libri. Qui vedete un angelo che appare ai tre fondatori dell'abbazia che si sono ricoverati nell'oratorio di San Vincenzo a Volturno, è un angelo che bussa alla porta e dona, quindi è l'angelo del luogo, che dona ai tre nuovi arrivati una fiasca di vino e una sacca di farina. Significativamente per la Chiesa sono il simbolo della consacrazione del vino e del pane, però nella realtà rappresentano il sistema base dell'alimentazione. Tutta la regola benedettina che si leggerà sul pregare e sul lavorare è finalizzata a produrre degli elementi che servono per la sopravvivenza. Prima di tutto la farina, quindi con tutto ciò che si lega poi alla produzione della farina, e il vino che diventa non solo il simbolo della consacrazione della messa, ma diventa anche l'elemento sostanziale della sopravvivenza. Pensate che nel Molise abbiamo la più alta e ricca testimonianza di codici che parlano di vigneti. Quando si parla dell'origine del vino nostro, quello che beviamo oggi, anche se il sapore, le caratteristiche erano totalmente diverse, partiamo proprio dagli insediamenti benedettini con le vinea, i vigneti che vengono portati come elemento fondamentale nelle contrattazioni, nei cosiddetti contratti livellari. Il livello non è il livello che usiamo per mantenere al livello un oggetto, ma erano i contratti scritti sul libellus, sul libretto, a doppia copia, come si fa oggi un contratto. Ma per sintetizzare, cercherò di essere velocissimo, il Molise è fatto di segni che permettono, attraverso una analisi attenta, il segno se visto dall'imbecille non dice nulla, ma bisogna riuscire ad avere la chiave di lettura di quel segno. Qui siamo a Pietra Abbondante, dove rimane il più importante teatro al mondo, che ha i sedili in forma anatomica. Gli altri teatri sono anche più grandi, grandiosi, strutturalmente importantissimi, pensate a quelli di Efeso, a quelli di Atene, teatri enormi, ma l'unico teatro al mondo che ha un segno particolare, che è quello del sedile, si trova a Pietrabondante. Non solo, ma voi che vi avviate alla individuazione dei segni che devono essere l'elemento di comunicazione di qualcosa che avete nel cervello, perché il segno non è un elemento astratto, ma è la sintesi di un ragionamento, e attraverso un piccolo segno bisogna far capire tantissime cose. Pensate che questo teatro, che apparentemente si trova a 1000 metri di altezza, quindi fuori di qualsiasi contesto, invece è fatto con moduli armonici di origine pitagorica. Sono degli elementi invisibili, però hanno permesso all'architetto che ha progettato questo edificio di realizzarlo applicando dei moduli armonici, la sezione aurea, che noi spesso abbiamo dimenticato, la cartolina postale, per esempio,
è un rettangolo che non è fatto a caso, non è un rettangolo inventato, ma è un rettangolo che ha delle proporzioni particolari, radice quadrata di 2. Oppure in questo caso, vedete, c'è un tempio che ha sul fronte un teatro che è all'interno di un rettangolo. Se si parla di rettangolo si parla di geometria, e quando si parla di geometria si parla di filosofia, perché...